Allora, Ministro, buongiorno di nuovo. Le chiedo da subito, è preoccupato da questo clima di Buongiorno a lei. tensione crescente? Beh, preoccupazione nei termini in cui è doveroso comunque ad un innalzamento della tensione, comunque seguire anche un innalzamento dell'attenzione. Noi stiamo seguendo con molta cura quello che sta avvenendo, in maniera del tutto svincolata da quelli che sono i procedimenti che sono in corso a carico di questa persona, che quindi devono seguire il loro corso senza che ci possano essere concepite, come ha detto giustamente il Presidente del Consiglio e tutti i membri del Governo, senza che ne possano conseguire delle minacce o delle intimidazioni per gli organismi dello Stato. Quindi sicuramente staremo attenti e innalzeremo l'attenzione comunque. Senta, addentriamoci un attimo sulla questione, perché magari a casa non tutti sanno di che cosa stiamo parlando. Perché questo clima crescente di tensione e che cos'è il 41 bis e chi è questo personaggio che è salito in realtà alla ribalta delle cronache? Ma questo personaggio, come dice lei, è appunto una persona che è condannata anche in via definitiva per alcuni gravissimi reati che sono stati commessi, rispetto ai quali gli organi giudiziari competenti hanno proposto alle istituzioni competenti la sottoposizione ad un regime carcerario che peraltro è di grande attualità in relazione ad altri versanti come quelli che sono i versanti del contrasto al fenomeno mafioso ed altro. Ora, io non entro nella discussione di quanto sia appropriato o meno, secondo quelle che sono le cose che sono emerse a livello processuale, le valutazioni che ha fatto chi di competenza. Però voglio dire, nel processo democratico che trovano la composizione tutte le osservazioni che si possono fare. E quindi, ripeto, queste azioni che noi guardiamo con molta attenzione, quindi che non sottovalutiamo affatto, ma non saranno sicuramente quelle che ci condizioneranno per le scelte che dovremo adottare per il futuro. Si tratta di un regime di carcere duro, sul quale c'è un'ampia discussione storica, come lei sa, ma che comunque, ecco, partiamo dal presupposto che viene applicata ad un personaggio che ha dimostrato una discreta pericolosità e che quindi tale è stata valutata anche dagli organismi competenti. Viviana Guglielmi, per le ultime dall'agenzia proprio a riguardo del Sì, le caso. ultime che ci portano a Roma, perché qui cinque auto sono state date alle fiamme poco distante delle scritte contro il 41 bis, ovviamente in riferimento al caso Cospito. Intanto la difesa fa sapere che l'anarco sarà trasferito nel carcere di Opera, quindi nel carcere vicino a Milano, al SAI, tra l'altro sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ministro, poc'anzi ha parlato il Presidente del Consiglio, insieme a Charles Michel, ha definito la questione dei migranti una questione non soltanto italiana, ma una questione da risolvere in ambito europeo. E allora, Ministro, questo dei migranti è da sempre, almeno per noi, un tema molto caldo che funziona sempre, molto sul nostro pubblico. Quelle che sono le nuove norme, le nuove strette proprio sulle ONG, sono effettivamente un deterrente per evitare che possano partire dal Nord Africa e perché, secondo lei, possono effettivamente diventare uno strumento a vantaggio del governo italiano e dell'Europa tutta. Innanzitutto mi consenta di dire qualcosa che riguarda quello che ho visto nel suo servizio. Innanzitutto, ecco, l'incontro che ha avuto il Presidente del Consiglio col Presidente Michel, che fa seguito peraltro ad un altro analogo incontro che aveva avuto col Presidente von der Leyen qualche giorno fa, qualche settimana fa. Questo governo ha il merito di aver riportato nel dibattito europeo, nel Consiglio europeo, ma anche nei confronti della Commissione, la centralità, l'importanza anche delle migrazioni che avvengono via mare, che quindi riguardano il corridoio centrale del Mediterraneo e quindi l'Italia, come problema dell'intera Europa. E questo è un grande merito che iniziale sicuramente, non di per sé risolutivo del governo Meloni. Altra questione che voglio precisare, perché ho sentito che c'è una vostra intervistata che diceva che l'assenza dallo scenario delle navi dell'ONG adesso creerebbe dei problemi circa i salvataggi. In realtà non è così, perché la zona non è sguarnita, le nostre istituzioni del soccorso, quelle preposte per questo, secondo anche l'architettura normativa internazionale, sono sempre presenti e continuano a fare il loro dovere in tal senso. Io ritengo che il quadro regolatorio che abbiamo voluto proporre sia di fondamentale importanza, perché per noi è importante regolare il fenomeno, anche questo dei salvataggi da parte delle navi private. Noi siamo profondamente convinti e i fatti
anche statistici a cui avete fatto riferimento sembrano confermarlo, che la presenza non regolata di navi privati costituisca un fattore di attrazione. Basta vedere negli ultimi giorni, è bastata rimanifestarsi la presenza che sono ripartite anche i gommoni più fragili, quelli che mettono più a pericolo la vita delle persone. Quindi noi siamo fortemente convinti che la regolamentazione, anche in relazione a quelli che sono i compiti dello Stato, sia importante e che quanto prima darà il suo risultato. Senta Ministro, c'è qualcuno che sostiene che effettivamente non si possano contrastare le ONG perché mettono in atto un salvataggio di vite umane. Lei è d'accordo con questa teoria o le vite umane sono tratte in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera Italiana? Cioè si può evitare che queste persone si mettano in mare e rischino effettivamente la propria vita? Allora, come lei dice, appunto, come ho detto prima, i salvataggi sono a carico degli Stati, quindi degli apparati istituzionali degli Stati, e l'Italia provvede in maniera encomiabile. In tal senso basterebbe citare i dati. Come dicevo prima, regolamentare il recupero che fanno le navi private significa anche evitare fattori di attrazione e soprattutto uno scadimento di qualità anche degli attraversamenti che mettono a repentaglio la vita delle persone. Quindi non è in discussione gli obblighi di salvataggio di che questo Ministro? Governo non ha mai messo in discussione. Perché dice fenomeno di attrazione? E perché lo dimostra un po'. Guardi, lo dimostra, a parte ci sono delle analisi per quanto non accettate da taluni, ma ci sono delle analisi anche dell'Agenzia per la gestione delle frontiere esterne dell'Europa, di Frontex, ma noi l'abbiamo registrato anche negli ultimi giorni, insomma il posizionamento a poche miglia nautiche dai luoghi di partenza. Fa sì che le persone che si mettono in viaggio confidando di trovare una piattaforma di trasbordo, diciamo così, sia più incoraggiata appunto a mettersi in viaggio, peraltro con mezzi molto più precari. Quindi noi siamo profondamente convinti di questo e che quindi vada sicuramente questo scongiurato. È ovvio, voglio precisare, che non è questo che noi riteniamo risolutivo dell'intero fenomeno. Avete fatto cenno nel servizio che noi, il governo Meloni, insomma il presidente Meloni in prima battuta ha voluto capeggiare una missione che da ultima abbiamo fatto in Libia, altre ne abbiamo fatto io e il ministro Tajani in Tunisia, in Turchia, tutti i paesi di fondamentale importanza per fare in modo di avviare una strategia complessiva che nel lungo periodo possa provare a scongiurare le partenze, perché l'immigrazione regolare complessiva si combatte di fatto bloccando le partenze. Modello Minniti, è quella la strategia che metterà in atto il governo italiano? Ma guardi, cioè quella di trovare accordi Minniti, con i governi locali? Altri, è, Certo, e voglio dire, è un po' scoprire anche un po' l'acqua calda, questa è come dire la regola fondamentale, io direi il modello europeo, perché adesso l'Europa ne comincia a parlare in maniera anche abbastanza convinta sotto la spinta di quella che è stata l'azione politica che ha fatto il governo italiano, cioè bloccare le partenze attraverso accordi con i paesi di partenza che si fondino anche sul fatto di trattenere lì le persone e quindi di offrire loro un'alternativa al miraggio migratorio che invece è sempre qualcosa di sbagliato e di precario. Possiamo dire anche per chi ci guarda a casa che questi accordi di fatto contemplano anche un esborso di denaro, cioè noi paghiamo perché effettivamente loro possano controllare le proprie coste? Beh, noi diamo un'articolata, gli accordi prevedono un'articolata modalità di sostegno a questi paesi, sia dal punto di vista tecnico per le loro strutture operative che possano prevenire le partenze e quindi provvedere ai recuperi delle persone che si mettono in viaggio, ma prevedono anche altro, degli impegni che sono anche diciamo di valore economico bidirezionale, sono degli investimenti che lo Stato italiano può fare, investire sulla formazione per esempio di giovani tunisini, faccio per dire, significa anche avere manodopera qualificata che può tornare utile sia per l'impegno delle nostre imprese lì presenti in Tunisia, cito un caso tra tutti, ma sia per quelli che sono poi flussi regolari che noi possiamo garantire di accesso sul nostro paese di persone formate al lavoro e quindi impiegabili proficuamente e regolarmente nel nostro mercato del lavoro. Senta Ministro, 100 giorni di governo appena compiuti, le chiedo il suo giudizio e le chiedo se oggigiorno il paese secondo il suo punto di vista è più sicuro, perché adesso voglio anche affrontare il tema della sicurezza all'interno delle nostre stazioni. Stazioni di Milano, stazioni di Roma, insomma le grandi stazioni che effettivamente hanno visto un cambio soprattutto negli ultimi giorni. Le chiedo se le stazioni sono più sicure e se il paese tutto è più sicuro secondo lei.
Ma guardi, 100 giorni sono sicuramente positivi, il mio giudizio è estremamente positivo. In generale, lo dico da Ministro dell'Interno per le possibilità che ho avuto nell'esercizio delle mie funzioni di esercitare la mia funzione all'interno di questa compagine di governo. La sicurezza è qualcosa che si costruisce mattone dopo mattone in periodi più lunghi, però lei fa riferimento ad alcune iniziative che già abbiamo assunto e che hanno già, come dire, una loro visibilità, quella ad esempio sulle stazioni. Abbiamo voluto iniziare da lì insieme con i sindaci delle aree metropolitane, una strategia di lungo periodo di avvicinare sempre di più l'azione delle forze di polizia ai luoghi più intensamente e più densamente frequentati dalle persone, le stazioni, siamo partiti da lì, i luoghi della movida, e quindi un po' tutto, ecco, gli ospedali pure dove ecco, ora, si registravano. Ora ci arriviamo, alle stazioni e agli ospedali. Ora ci arriviamo, Ministro, stazioni, ospedali. Allora, Ministro, torno da lei. Quali iniziative per ripulire il degrado che abbiamo appena mostrato nelle nostre stazioni? Vede, in luoghi come le stazioni soffrono, in termini di percezione di sicurezza, di fenomeni trasversali, alcuni ne abbiamo parlato anche prima con l'immigrazione. Quelle sacche di degrado, di emarginazione, sono alimentate dagli arrivi incontrollati di persone che sfuggono completamente ad ogni possibilità di controllo sociale. Noi, quindi l'azione è molteplice, quella sull'immigrazione e quindi sull'alimentazione del fenomeno alla fonte, abbiamo già detto. Per quanto riguarda i servizi che stiamo facendo, sono servizi, come dicevo, di alto impatto, abbiamo definito. Nelle stazioni principali assicuriamo dei controlli con una filosofia diversa. Meno legati a una fissità del servizio, più ripetuti, con specialità, diciamo, di polizia le più ampie, anche specialità amministrative le più ampie, cioè si scelgono quadranti orari di particolare complessità e si passa al setaccio la stazione. Lei tenga presente, in 15 giorni, oltre ad aver impegnato oltre 3.400 persone delle forze di polizia, 380 appartenenti alla polizia locale, delle polizie municipali, 405 dipendenti di altre amministrazioni, sono state arrestate ben 79 persone, adesso i numeri le potrei snocciolare, ma per dire, sì, questo per dare, non certo in maniera risolutiva ex se, ma per dare l'idea di una presenza dello Stato che non lascia ai cittadini che devono frequentare quei luoghi la sensazione che lo Stato non ci sia. Abbiamo sufficienti uomini per presidiare soprattutto i punti strategici? Chiederà più risorse al governo centrale per avere più uomini proprio nelle stazioni, ma non solo, anche negli ospedali, perché tra poco affrontiamo anche il tema legato agli ospedali. Guardi, il fabbisogno di sicurezza, le aspirazioni dei cittadini fanno sì che le potrei rispondere che gli operatori delle forze di polizia non bastano mai. Però sicuramente noi possiamo dire che godiamo di organici che cominciano a riprendere respiro dopo troppi anni di blocco del turnover, di politiche di contenimento della spesa anche da questo punto di vista, che hanno negli anni scorsi alzato l'età media degli appartenenti delle forze di polizia. C'è già una inversione di tendenza e anche questo governo nella legge di bilancio ha appostato molte risorse per fare in modo che anche i processi assunzionali ripartano e invertano il trend del numero degli appartenenti in maniera significativa nel giro di qualche anno. Senta, Ministro, gli agenti hanno capacità di agire nel momento in cui si rendono conto che si ritrovano dinanzi ad un problema o, come magari accadeva in passato, hanno qualche remora perché effettivamente qualcuno potrebbe accusarli di eccedere con l'atto, diciamo, irruento? Guardi, è proprio la filosofia di questi servizi. Facevo riferimento prima non solo ai numeri degli appartenenti alle forze di polizia, ma anche operatori di altre istituzioni, come quelle del sociale, quelle delle ASL, gli ispettorati del lavoro. Ci premuriamo di fare questi interventi avendo la possibile risposta immediata anche a problemi di ordine diverso rispetto a quelli securitari che dovessero porsi nel momento. Quindi io le rispondo sì, siamo sicuramente attrezzati per fronteggiare anche la difficoltà operativa che questi servizi pongono. Senta, Ministro, poi ci sono, perché poi il cittadino riscontra più o meno sicurezza nella quotidianità. La microcriminalità poi è quella che determina se un paese è sicuro o meno. E ci sono poi dei fenomeni, noi lo abbiamo documentato con parecchi servizi, soprattutto qui a Diario del Giorno, di case occupate. Avete intenzione di affrontare anche questa tematica e come intendete affrontarla? In maniera semplice, saranno sgomberati coloro che occupano in maniera abusiva, sì o no?
Anche questo è un tema che abbiamo cominciato ad affrontare a partire dalle tre grandi città. Ci sono già state delle operazioni importanti di cui avete dato riscontro, che sono state a Milano, quella famosa di Via Bolle, a Napoli pure un'operazione importante. Proseguiamo anche un'azione che è stata avviata anche qui a Roma e che a breve renderemo visibile, quindi anche questa di combattere il vero e proprio racket che esiste in alcuni casi delle occupazioni abusive. Anche questi sono servizi che noi dovremo avere l'attenzione, avremo l'attenzione di fare insieme anche ai sindaci, alle amministrazioni territoriali, per coniugare quelli che sono gli aspetti di ripristino della legalità, ma anche quelle che possono essere le ricadute sociali di quelle che sono le stesse vittime del racket, molto spesso che sono talvolta anche gli stessi occupanti abusivi, che sono indotti dal racket alle occupazioni pur avendo delle vulnerabilità al proprio interno. Quindi sicuramente andremo avanti e quindi abbiamo in programma anche un cadenzato programma di esecuzioni di questi sgomberi che faremo già a partire dai prossimi giorni. Sicuramente ripristinare la legalità innanzitutto. Ministro, vorrei affrontare con lei anche questa tematica, dovrebbe andare in onda anche questa pagina, ecco ora la vedo, sulla stampa, passaporti, 6.000 in coda, l'odissea dei torinesi da mesi a caccia di un appuntamento. Mi dicono anche a Genova, in alcune città la situazione è stata abbastanza congestionata. Cosa si può fare a riguardo? Guardi, ci stiamo già lavorando. Purtroppo, ecco, a proposito di sufficienti risorse delle forze di polizia, lei sa che i passaporti vengono rilasciati dalle questure, quindi grava sul sistema di polizia anche queste, gravano anche queste incombenze amministrative altrettanto importanti. Noi abbiamo registrato nel dopo Covid un'esplosione di richieste legate a molti fattori, un po' la ripresa dei viaggi, un po' ecco, la Brexit ha inciso molto perché bisogna andarci solo col passaporto nel Gran Bretagna e non più con la carta d'identità. C'è il problema delle difficoltà che i comuni hanno nel rilascio delle carte d'identità. Ci stiamo già organizzando con delle aperture straordinarie e con l'intensificazione, diciamo così, di appuntamenti e di postazioni maggiormente performanti nelle principali questure che hanno registrato questo problema. Mi consenta di dire su questo, poi sul lungo periodo, noi proprio oggi siamo stati alla presenza del Presidente della Repubblica, ma anche con la Presidente Meloni, alla presentazione di un progetto importante delle Poste Italiane, il progetto Polis, che in buona sostanza intende valorizzare la rete diffusa degli uffici postali, soprattutto nei piccoli comuni, proprio per questi servizi che da più parti, e quindi certo, anche da parte delle questure, vengono erogati ai cittadini. Anche su questo confidiamo che sul lungo periodo, insomma, ci possa essere una definitiva soluzione del problema. Dico solo i numeri per dirle quanto sia certo Aggravato sul sistema delle questure. Nel 2022 abbiamo rilasciato 1.816.000 passaporti, più di 150.000 al mese. Chiaramente lo facciamo con le stesse risorse di personale di polizia, che poi deve essere dedicato appunto alle stazioni, ai luoghi della movida, ai posti di polizia. Quindi ecco, come vedete, insomma, le risorse in tal senso vanno un po' utilizzate al meglio, ma confido che già nelle anche prossime un po' settimane avremo un alleggerimento del carico. Forse andranno anche un po' rimpinguate. Sicuramente, sicuramente, ma comunque... Ministro, dopo la pubblicità degli organici è un processo. Dopo la pubblicità andremo a toccare un argomento prego, prego, che è legato agli ospedali. Ora io le chiedo se secondo lei, il suo giudizio, è normale che medici, che il personale in corsia o coloro che stanno in prima linea vengano aggrediti. E allora, Ministro, le pare normale che aumentino le aggressioni negli ospedali? A me pare non normale, però chiedo a lei. No, né normale né giusto, profondamente ingiusto se consideriamo che gli operatori sanitari, lo abbiamo visto nel periodo del Covid, hanno un'importanza sociale anche notevole per quello che è il nostro sistema e la nostra democrazia. E quindi assolutamente, anche qui ci siamo già mossi, siamo partiti dalla città di Roma e abbiamo reistituito o rafforzato ben 18 presidi di polizia in altrettanto presidi ospedalieri che avevano fatto registrare una particolare sensibilità. Sto sollecitando un po' tutte le prefetture d'Italia a fare una ricognizione, ognuna nel proprio territorio, di quali sono i poli ospedalieri che abbisognano di una immediata rifinitura, diciamo, un potenziamento in tal senso, ma anche su questo versante intendiamo dedicare gran parte dei rinforzi anche di organico a cui lei faceva riferimento prima, nella destinazione del personale, quindi nel ripristinare o rinforzare i presidi proprio a tutela dei cittadini. Sono anche questi luoghi dove la gente tende in maniera numerosa appunto a frequentare questi luoghi e quindi e non solo, luoghi anche e di una certa sensibilità. E sono anche quei luoghi dove la gente percepisce o meno ci sia sicurezza, quindi è fondamentale. Io la ringrazio, Ministro, ovviamente le auguro buon lavoro a lei, a lei e al Governo tutto, la rinvito grazie quando lei, vuole, ci fermiamo solo per qualche istante di pubblicità.